Benvenuti a questo dialogo che prende spunto dal volume Il mondo dopo la fine del mondo, che uscirà in libreria dopo l'estate, e oggi parleremo di globalizzazione, parleremo di geopolitica, parleremo di Europa, con tre persone che hanno scritto testi che affrontano questi temi. Andrea Boitani, un economista che insegna all'Università Cattolica di Milano, Sabino Cassese, un giurista, che ha molto scritto anche su questi temi, e Marta Dassù, studiosa di relazioni internazionali. Sia Cassese sia Dassù hanno avuto incarichi anche importanti di governo, Cassese come ministro per la funzione pubblica, Marta come vice ministro degli affari esteri nel governo Monti e poi nel governo Letta. Oggi Marta Dassù è anche direttrice di Aspenia, lavora nell'Aspen Institute, mentre Cassese è stato giudice della Corte Costituzionale. Dovrei dire di Boitani, Cassese e Dassù molto di più, ma diciamo mi limito a questo perché vorrei cominciare subito. E vorrei cominciare con Marta Dassù, che nel suo testo si sofferma in particolare sulle conseguenze della pandemia e del lockdown, sui rapporti tra due grandi potenze, tra Stati Uniti e Cina, che per molti anni, come scrive Marta Dassù, sono stati globalizzazione. Scrivere da su oggi si è inceppato. Ecco, Marta, ci spieghi perché e come si è inceppato? Sì, grazie per questo invito. Mi fa piacere discutere con due amici illustri e con te, Pepe. Il motore della globalizzazione era appunto questo rapporto simbiotico fra l'economia della Cina e l'economia degli Stati Uniti. Niall Ferguson, uno storico inglese, lo definiva chimerica, una specie di crasi, per cui la Cina esportava negli Stati Uniti beni a basso costo e veniva in cambio, se volete, inondata di dollari americani. Il livello delle riserve finanziarie in dollari della Cina è stato fino alla crisi finanziaria del 2007-2008 davvero imponente. Questo meccanismo si è inceppato progressivamente, il Covid è un'accentuazione di tendenze che già esistevano, a partire appunto, io direi, dalla crisi finanziaria del 2007-2008, perché la Cina ha scoperto che quelli che considerava i suoi maestri, e cioè i dirigenti degli Stati Uniti, il capitalismo americano, in realtà non riuscivano a soddisfare le attese che la Cina stessa aveva, mentre l'America ha scoperto che tutto sommato la tesi che è stata alla base della globalizzazione sponsorizzata dagli anni 90 in poi dagli Stati Uniti, e cioè che la Cina sarebbe diventata un azionista responsabile del sistema internazionale, non si stava verificando. È cominciata una traiettoria divergente fra queste due grandi economie. I leader cinesi di nuova generazione hanno cominciato a dire che anche i nostri maestri sbagliano, dunque non possiamo più seguire una via, per così dire, americana allo sviluppo economico. La Cina è diventata, con Xi Jinping in particolare, molto più nazionalista in modo esplicito. Tutto sommato Deng Xiaoping, avviando l'epoca delle riforme economiche, aveva sempre pensato che la Cina dovesse mantenere una sorta di basso profilo. La Cina invece ha espresso in modo molto aperto le proprie rivendicazioni territoriali e così via. E l'America, d'altra parte, già prima di Trump, ma con Trump in particolare, ha cominciato a vedere che i costi della globalizzazione pesavano in modo sproporzionato sulla propria classe media, su una parte della propria classe media, mentre la Cina ne era grande beneficiario. Effettivamente lo sviluppo della Cina è stato qualcosa di assolutamente straordinario in quegli anni. Ora, il Covid ha accentuato tutto ciò, ha accentuato questa distanza di percezioni. Abbiamo visto benissimo che Trump, che già aveva messo in discussione il rapporto commerciale con la Cina, ha giocato una carta veramente antagonistica. Ha cominciato a parlare di Chinese flu, di influenza cinese, ha additato nella Cina la grande responsabile di questa pandemia, e la Cina, d'altro canto, ha tirato fuori a sua volta delle tesi di tipo cospirativo contro gli Stati Uniti
e ha rafforzato appunto questa sua nuova tendenza nazionalista. Io scrivo nel saggio che stiamo commentando che entrambi a me paiono dei perdenti relativi del mondo post-Covid. Tutto sommato né la Cina per varie ragioni, né gli Stati Uniti che hanno gestito malissimo, mi pare, la pandemia, ne escono bene, mentre ritengo che sia una buona crisi, fra virgolette, per l'Europa. L'Europa, io penso, potrebbe essere la sorpresa geopolitica di questo mondo post-Covid o purtroppo col Covid. Grazie. Beh, torneremo sia sul tema delle relazioni Stati Uniti-Cina, sia sull'Europa negli interventi successivi, però adesso vorrei chiedere a Sabino Cassese qualcosa che ha a che fare con un passaggio che è molto, molto netto, molto chiaro del suo testo. Cassese scrive: una caratteristica peculiare quanto accaduto è la reazione dei governi che sono stati costretti a imporre restrizioni a libertà individuali mai sperimentate nella storia universale. Neppure le peggiori dittature hanno mai imposto l'obbligo di restare a casa. Stati Uniti e Cina sono paesi che hanno sistemi istituzionali molto diversi, e però appunto ambedue sono confrontate con le restrizioni di libertà. Volevo chiedere a Cassese, dal punto di vista delle istituzioni, anche delle singole istituzioni nazionali, ci sono dei rischi nella situazione in cui abbiamo avuto, anche per l'uso dei DPCM da parte del governo italiano, ma in generale l'impatto è un impatto che, al di là dell'emergenza, rischia di riverberarsi su un'involuzione autoritaria nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nei diversi sistemi di governo? Ci sono due tipi di reazioni. E le reazioni, da un lato, di paesi come l'Ungheria. Lì Viktor Orbán si è fatto approvare dal Parlamento una legge, e questa legge, che dà dei poteri di emergenza alla struttura esecutiva dello Stato di cui lui è a capo, è una legge che non ha un termine, in sostanza come più o meno come il primo decreto legge fatto in Italia da Conte, che poi è stato subito abrogato e corretto dal secondo decreto legge. E quindi abbiamo dei tentativi di strutture politiche già orientate nella direzione della democrazia illiberale, quello che è un ossimoro sostanzialmente, perché non esiste una democrazia illiberale, che si rafforza grazie all'emergenza, dando dei poteri speciali all'esecutivo che però durano oltre l'emergenza. Questo è il primo effetto. Il secondo effetto è quello che stiamo sperimentando in Italia e in altri paesi, e non è un effetto nella direzione autoritaria, ma nel senso di concentrare i poteri, quindi diciamo in una direzione anti-Montesquieu, per intenderci. Quel bel libro di Montesquieu del 1748, scompare quando tutti questi poteri vengono raccolti nelle mani dell'esecutivo, e noi abbiamo registrato questo, insomma, quelli che chiamiamo DPCM, cioè decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati sostanzialmente degli interventi in aree che dovevano essere rette dalle leggi dalle leggi e dai giudici e non dal potere esecutivo. Quindi i due altri poteri, quello legislativo e quello giudiziario, sostituiti dal solo potere esecutivo. Però la differenza sta nel fatto che qui l'emergenza ha una durata. La durata legale del periodo di emergenza in Italia termina il 31 luglio e poi dopo riprende l'andamento precedente. Tuttavia noi non dobbiamo ignorare che nelle istituzioni c'è una forza d'inerzia, e quindi è probabile che questa sostanziale uscita di scena del Parlamento e questa
silenzio della magistratura, non in interventi di controllo, ma negli interventi di prescrizione, possa continuare in una fase successiva. Queste sono cose che ci devono preoccupare, perché comportano quello che viene chiamato una verticalizzazione del potere e quindi un'accentuazione dei poteri di quello che viene chiamato il leader, e quindi della persona che è posta al vertice del potere esecutivo. Bene, mi sembra che questo tema evocato da Cassese, la concentrazione del potere, si ponga, anche se in termini abbastanza diversi, forse ribaltati in Europa, e chiedo ad Andrea Boitani, nel tuo testo hai scritto che all'inizio della crisi, all'inizio della pandemia, della diffusione, l'Europa ha dato un'impressione di essere smarrita, frammentata, disarticolata, come scrivi, o peggio addirittura ogni singolo paese chiuso nei suoi confini sembrava un contro l'altro, l'un contro l'altro armato. Poi è successo qualcosa e è cambiato il segno, tanto che nell'ultimo periodo invece l'Europa ha dato prove e segnali di voler agire nell'insieme con uno spirito di solidarietà. Ecco, ci dici cosa è cambiato e come è cambiato? Sì, grazie. Le cose sono cambiate con il tempo e ci sono state fasi alterne. Io ho cercato di raccontarle un po', momenti in cui, come dire, le speranze si levavano, momenti in cui tornavamo con i piedi per terra, se non più in basso. E effettivamente la cosa che secondo me ha cambiato in buona misura l'atteggiamento, diciamo così, dei paesi europei è rendersi conto che questa volta, sul serio, se uno o più dei paesi europei fossero affondati, avrebbero trascinato tutti gli altri con sé. E questa cosa, diciamo, è una cosa di cui si sono resi conto in maniera molto vivida gli industriali tedeschi, i quali sono ben coscienti dell'integrazione delle catene del valore tedesche con quelle del nord Italia, ma anche di altri paesi, naturalmente, chiaramente quelli più vicini alla Germania, dalla Slovenia alla Repubblica Ceca, alla stessa Polonia, ma anche l'Italia e la Spagna. Quindi questa cosa, diciamo, ha chiarito che qualora i paesi più colpiti, che in questo caso erano ancora una volta i paesi del sud, con la parziale eccezione del Portogallo e della Grecia, se questi fossero andati a fondo, sarebbe andata a fondo anche la Germania. Il secondo elemento è che chiaramente questa crisi non poteva essere in alcun modo ascritta a colpe precedenti di questi dei paesi del sud, che sono diciamo tradizionalmente i paesi incolpati di tutti i guai e di tutti i guai dell'Europa. E questo è stato molto chiaro in un comunicato emesso, diciamo, dai ministri dell'Eurogruppo e poi nella lettera di Dombrovskis e Gentiloni, in cui si chiarisce bene che i problemi questa volta non hanno a che fare con il malgoverno o diciamo il comportamento da cicale dei paesi del sud, ma che si tratta di uno shock esterno che ha colpito in maniera asimmetrica per puro caso, diciamo così, no? Quindi queste sono diciamo, delle basi oggettive. Poi c'è stato certamente un cambiamento di atteggiamento del governo tedesco. Ho avuto qualche contatto con politici, intellettuali tedeschi in questo periodo e mi sono reso conto come già, diciamo, subito dopo Pasqua, fine aprile, primi di maggio, ci fosse un cambiamento di atteggiamento nei confronti dei paesi del sud e della necessità che l'Europa si facesse carico di affrontare l'emergenza Covid e poi le conseguenze economiche del Covid.
Una cosa che è stata subito a tutti chiara è che questa volta, diciamo così, il mettere insieme delle risorse era necessario. E per la prima volta, diciamo, il tabù sul debito comune è venuto meno. Questa cosa, diciamo, è venuto meno dove? È venuto meno in Germania, sostanzialmente, cioè la Germania che ha cambiato almeno temporaneamente, pro tempore, il campo, e da essere, diciamo così, lo sponsor, come dire, segreto, invisibile dei paesi frugali, è diventato il supporto più consistente dei paesi che chiedevano una politica di risorse comune. E questo è diventato molto chiaro con l'accordo tra la cancelliera Merkel e il presidente Macron, che diciamo, ha dato lo spunto alla Commissione per varare quello Recovery Fund, che poi la Commissione, per non far vedere che prendesse esattamente il termine usato dai franco-tedeschi nell'accordo, ha voluto chiamare Next Generation Europe. Ma sostanzialmente quello è il Recovery Fund con i Recovery Bonds che erano previsti dall'accordo franco-tedesco e che erano stati proposti e sostenuti dalla Spagna, dall'Italia, dal Portogallo, dal Belgio, dall'Irlanda, quindi c'è un vasto fronte. Se le cose potranno cambiare sul serio, naturalmente dipenderà dal prossimo vertice del 17 luglio, se non sbaglio, in cui si dovrà decidere effettivamente se il Recovery Fund o Next Generation Europe avrà la forma che è stata disegnata dalla Commissione, come verranno ripartiti i fondi, e questa è una cosa ovviamente molto molto delicata, se questo progetto avrà il voto unanime del Consiglio, perché se non avrà il voto unanime del Consiglio sarà, diciamo, un flop, per cui credo che tutti quanti dobbiamo tenere un po' le dita incrociate ancora. Bene, vorrei adesso arrivare al punto centrale, che è quello se questa crisi ha determinato o determinerà un arresto della globalizzazione, o quantomeno una sua indebolimento. Mi interessa molto il vostro parere, anche perché è fatto da tre punti di vista disciplinari di competenze diverse, ma tutte e tre lo affrontate nel testo del libro, anche se in ambiti diversi, e con tesi anche non esattamente uguali. Comincerei di nuovo con Marta da su. Nel tuo testo, Marta, tu dici a un certo punto che pensi che ci sia un serio rischio di avere, come dire, una globalizzazione meno globale, così tu dici, no? Che molti studiosi ne parlano e che mi sembra anche che tu avverti questa possibilità come concreta, mentre Cassese mi sembra ha una visione un po' diversa, ci arriviamo tra un minuto. Intanto vorrei chiedere a te di spiegarci cosa intendi, cosa si intende per globalizzazione meno globale. Intendi anche in due sensi, perché una cosa è la globalizzazione, diciamo, economica dal basso della tecnologia, un'altra cosa è la globalizzazione come governo globale, che ovviamente sono due dimensioni che non necessariamente vanno in parallelo. Ma io parlo di globalizzazione meno globale inventandomi una frase, puoi così dire, un ossimoro fondamentalmente, perché il contributo del commercio globale, del commercio internazionale alla crescita è in netta diminuzione, era in netta diminuzione già prima della crisi Covid lo è tanto più oggi, e si è aggiunta, per usare le tue due linee di pensiero, la crisi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche questa già evidente, che viene però accentuata dall'effetto Covid e in particolare dalle pressioni e tensioni commerciali fra Cina e Stati Uniti, ma anche le tensioni commerciali fra Stati Uniti ed Europa e così via, al punto da generare le dimissioni del direttore generale, il brasiliano Azevedo, con una specie di rassegnazione. Le cose non stanno funzionando come funzionavano prima.
I motivi sono sia geopolitici che economici. Parlavamo prima di questa sorta di nuova guerra fredda tecnologica fra Cina e Stati Uniti. Se il motore del vecchio mondo globale era il funzionamento del loro rapporto simbiotico, il fatto che siano entrati in una fase molto più conflittuale rende difficile la continuazione della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta dagli anni 90 in poi. E c'è poi la scoperta, direi la scoperta fondamentalmente da parte del mondo occidentale sotto effetto Covid, della fragilità delle catene globali del valore in dei settori strategici. Il fatto che noi facessimo produrre in Cina e in India una così grossa componente di beni sanitari essenziali, dai appunto dalle famose mascherine, ma anche agli antibiotici, eccetera, è stata una sorta di shock psicologico per la nostra opinione pubblica, ma anche spinto a ripensare il problema di sicurezza, in questo caso di human security, di sicurezza umana che abbiamo. Naturalmente poi i costi di quello che viene definito reshoring, cioè dell'idea che si possano riportare verso i nostri paesi una serie di attività produttive, sono molto forti. La globalizzazione ha colpito in modo disuguale nelle nostre società, ma ha anche generato delle fortissime opportunità, a cominciare da prezzi molto bassi per beni che interessano tutti. Quindi il fenomeno sarà misto. Secondo me si andrà verso un sistema internazionale più strutturato attorno a dei poli economici importanti, gli Stati Uniti naturalmente, ma la Cina con attorno una serie di paesi asiatici, e un'Europa che tutto sommato, come diceva giustamente Andrea Boitani, sotto l'effetto di Covid riscopre la centralità della domanda interna europea, perché è vero che la Germania è il paese chiave, ha compiuto una svolta molto notevole, speriamo che funzioni, io credo che un compromesso verrà raggiunto. Per me la Germania era l'unico paese europeo, più della Gran Bretagna, che pure parla di un global Britain come post-Brexit, la Germania era l'unico paese europeo ad avere in teoria un'opzione globalista, grande esportatore sui mercati asiatici e così via. Ecco, questa crisi parziale della globalizzazione, questa globalizzazione meno globale, obbliga la Germania, diceva giustamente Andrea, a rivalutare totalmente l'opzione domanda continentale europea. E quindi io credo che questo sia molto importante, e si aggiunge l'ambizione francese, di marca anche un po' gollista se si vuole, visto il tipo che è Macron, di costruire un'Europa fra virgolette più sovrana appunto in settori strategici, che sono quelli dove noi siamo ancora molto dipendenti: l'energia, la tecnologia, le reti della comunicazione. Quindi siamo qui, io credo, siamo in un mondo fondamentalmente non molto diverso da quello che abbiamo avuto dopo il 2007, ma in cui una serie di tendenze già evidenti si sono estremamente concentrate e rafforzate. Quando tu accedere una serie di tendenze che esistevano già, la loro somma di tutte queste accelerazioni cambia anche un po' il sistema, e secondo me il sistema può essere definito un sistema globale ma meno di prima, un sistema che ha una forte impronta regionalista, un sistema dominato dalla grande competizione fra le due superpotenze, la Cina e gli Stati Uniti, in cui l'Europa in fondo ha una certa occasione storica, se riuscirà a giocare bene le sue carte, vedremo, insomma. È chiaro che il superamento della crisi Covid è essenziale, e ci sono tanti altri elementi che mancano all'Europa, e quindi bisogna proprio dire vedremo. Bene, Sabino, prima citavi Orban. Orban è considerato un sovranista, o comunque parte di uno schieramento politico che rivendica maggiore autonomia nelle scelte del paese, anche in Europa. Nel tuo testo scrivi che questo però non è necessariamente un elemento di riduzione della globalizzazione, le due cose possono convivere, e non è evidente come possono convivere se effettivamente ogni paese si chiude. Ce lo spieghi meglio. Tre esempi. Il primo
il presidente degli Stati Uniti decide di ridurre o di azzerare i finanziamenti americani all'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi di uscirne. Ma se avremo un primo vaccino, questo vaccino sarà sviluppato in Italia nel Regno Unito, prodotto nel Regno Unito e in Olanda e distribuito da società di distribuzione collocate in India e in Germania. Domanda: deve prevalere l'atteggiamento isolazionista degli Stati Uniti o finisce per prevalere invece questa forma di collaborazione internazionale che ho appena descritto e che è stata studiata da uno storico inglese? Secondo esempio, e qui riprendo quello che diceva Andrea prima, certamente in Europa c'è stata una chiusura degli stati, abbiamo chiuso le frontiere, no? Ecco, ma quella stessa causa che ha prodotto la reazione di chiusura delle frontiere è la causa che sta producendo, aspettiamo tutti il 17 luglio, come ha detto prima Andrea, sta producendo il più grande e più importante sviluppo dell'Unione Europea degli ultimi decenni, e cioè il fatto che l'Unione Europea si dota della possibilità di una politica di bilancio, perché, diciamo, come penso di avere detto più volte, l'Unione Europea è un gigante regolatorio, ma dal punto di vista della politica di bilancio è un nanerottolo, perché ha delle dimensioni che sono quelle di uno o due grandi comuni dell'Unione Europea. E quindi ancora una volta una tendenza, come dire, contraddittoria, nella quale però vedo una prevalenza della tendenza sovranazionale piuttosto che quella nazionale. E il terzo esempio è quello che è stato citato già da Marta e da Andrea, delle global value chains e di questa sorta di insieme di divisioni universali del lavoro che si sono andate creando. Io non credo che sia possibile, con l'economia che si è sviluppata in questo modo, di tornare al sogno di Ford, che voleva avere nello stesso stabilimento tutti gli elementi per costruire l'automobile. E, se non ricordo male, a un certo punto persino gli pneumatici, va bene, e cioè che si possa tornare a questa forma di nazionalismo industriale, insomma, per così dire, no? Quel prodotto è tutto prodotto da me. Ecco, le filiere o catene del valore sono oramai così disarticolate che persino un prodotto semplice come la scarpa oggi non è prodotta dallo stesso produttore. C'è chi fa la suola, chi la tomaia e chi fa l'assemblaggio della suola e della tomaia, e poi c'è un altro, naturalmente, che se ci sono i lacci, produce i lacci. Ecco, quindi io non penso che si possa tornare indietro, e quindi la mia conclusione è che è abbastanza conciliante rispetto alla tesi di Marta, e che ci stiamo avviando verso una diversa globalizzazione. Tenete presente che i tre esempi che ho fatto sono esempi nei quali sono mescolati l'aspetto dell'economia con l'aspetto della politica, perché, come voi sapete, c'è questa ricorrente nella letteratura sull'argomento, c'è questa ricorrente osservazione, e cioè che mentre l'economia si globalizza, la politica non riesce a globalizzarsi o non riesce a globalizzarsi allo stesso tasso di sviluppo della globalizzazione dell'economia. Io credo che anche queste cose si sono intrecciate, e quindi se dovessi riassumere la mia riflessione su questo argomento, direi in due punti. Primo, ci muoviamo verso una diversa globalizzazione. Secondo, dobbiamo stare attenti a pensare che riprendano quota gli stati, per il semplice fatto che questo è uno di quei campi nei quali
probabilmente la crescita di peso degli stati va di pari passo con la crescita di peso della globalizzazione e quindi è un processo win-win in cui non c'è nessuno che perde, ma che, come dire, c'è uno sviluppo parallelo di sovranismi e globalizzazione. Vi ricordate quando Bannon venne in Italia e disse che lui voleva creare un'associazione globale dei sovranisti? E povero Bannon non si rendeva conto dell'ossimoro che stava esponendo. Perché se i sovranisti sono sovranisti, devono esserlo anche nel rifiutare un'associazione globale dei sovranisti, no? Ecco, e questo è il problema, come dire, che i sovranisti non riescono a vedere. Grazie. Mi sembra che sia le cose dette da Marta Dassù, sia da Sabino Cassese, gli esempi che ha fatto, pongono però la domanda che Sabino ha anche esplicitato, cioè su una politica che non riesce a globalizzarsi. E giro questa domanda ad Andrea Boitani. Una globalizzazione del mercato o della tecnologia fortissima, che ha reso evidente a tutti l'interdipendenza, appunto, non solo dell'interdipendenza della pandemia, per cui una cosa che succede a Wuhan poi ha conseguenze in tutto il mondo, ma anche appunto delle mascherine, perché diciamo il mercato può ritenere non conveniente che si producano mascherine se non in alcuni paesi, e poi però tutti ne hanno bisogno, e se però c'è una guerra commerciale, politica, che fa sì che non c'è cooperazione, a quel punto c'è un problema enorme. E voglio dire, quale globalizzazione può funzionare? A quale globalizzazione dobbiamo guardare? C'è un tema di governance, e in particolare in Europa come si esplicita questo? Dicevo, bella domanda, perché insomma una domanda che va oltre le mie capacità di previsione, le mie capacità divinatorie, per cui proverei a ragionare prima un attimo sul passato. La globalizzazione, contrariamente a quanto molti pensano, si è accompagnata con un progressivo aumento del ruolo degli stati, in particolare della spesa pubblica. Un po' di anni fa, più di 20 anni fa per la verità, Danny Roderick scrisse un lavoro in cui mostrava che maggiore è l'apertura al commercio internazionale, agli scambi e anche agli scambi finanziari di un paese, e più alta è la quota della sua spesa pubblica sul PIL. Questo perché? Perché sostanzialmente quando i paesi si aprono, si globalizzano, sono più proni a rischi di shock che provengano dall'esterno. Che naturalmente il caso del Covid è un caso, che ci è immediatamente vicino, ma ce ne sono ovviamente molti altri. La stessa crisi innescata dal fallimento di Lehman Brothers nel settembre del 2008 è stata per i paesi europei uno shock che veniva dall'esterno, che veniva sostanzialmente dagli Stati Uniti. Poi non completamente, perché anche le banche europee erano coinvolte, ma insomma... E la spesa pubblica in questi contesti svolge, e gli stati naturalmente che la fanno, svolgono un ruolo di assicurazione sociale di fronte a questi shock, esterni. Quindi quello che dobbiamo immaginare è che innanzitutto lo shock rappresentato dal Covid non ha trovato abbastanza assicurazione sociale presente, tanto che tutti gli stati si sono dovuti mettere a fare degli incrementi di spesa che sarebbero stati inimmaginabili fino a qualche mese prima, travolgendo le regole fiscali in Europa, portando il rapporto tra deficit e PIL a livelli molto più alti in tutti i paesi del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti naturalmente, ma anche in paesi tradizionalmente restii a fare questo tipo di operazioni come la Germania o l'Olanda. Quindi la cosa che si può immaginare è che
Io sono d'accordo con Sabino che il processo di globalizzazione difficilmente può essere, come dire, arrotolato all'indietro. È possibile che prenda direzioni più regionali, cioè sia una globalizzazione a raggio un po' più corto. Da questo punto di vista, diciamo così, la globalizzazione o la europeizzazione delle catene del valore, anche in relazione appunto all'importanza della domanda interna, è una, diciamo, un'indicazione, una strada possibile. Ma certamente ciò che si richiederà sarà più governo. Una globalizzazione che funziona richiede più governo. Solo che questa volta non si tratta tanto di governi nazionali, ma si tratta di governi sovranazionali, in particolare per quanto riguarda paesi relativamente piccoli come i paesi europei, si richiederà un rafforzamento della governance sovranazionale, cioè in questo caso della governance europea. Appunto, ci stiamo muovendo in quella direzione? Speriamolo, speriamo che una volta finita, sperando che finisca ovviamente l'emergenza Covid, non ci sia anche qui un ritorno all'indietro, un ritorno diciamo, ai compiti a casa, al ciascuno fa, diciamo così, riempie il proprio quadernetto, perché questo è incompatibile con una globalizzazione che, se da un lato porta tanti benefici, dall'altro porta tanti rischi. Per esempio, una delle cose che probabilmente in Germania hanno capito è che un paese che dipende così tanto dal commercio internazionale, la Germania ha circa il 3% del PIL mondiale e l'8% delle esportazioni mondiali, quindi è evidentemente fortemente dipendente dal resto del mondo, è un paese a rischio, cioè ha una fragilità. Ecco, questa fragilità può essere ridotta se, diciamo, la Germania si europeizza di più, agisce meno in proprio, ma come, diciamo così, il capo del coro europeo. Bene, io vi ringrazio molto. Le ultime cose che ha detto Andrea Boitani credo che diano la dimensione di quanto è difficile la sfida, cioè governare insieme in un mondo complicato in cui ci si è divisi da culture politiche, sociali, vita quotidiana, è difficilissimo, però in qualche modo è sempre più necessario almeno governare alcune strutture comuni, non un governo mondiale, ma almeno alcune strutture, dare più poteri ad alcune strutture. Questo io per deformazione professionale penso avviene solo per via di conoscenza migliore reciproca, non c'è altro modo. Quindi condivisione della cultura, e devo dire che la nostra conversazione mi sembra una conversazione importante proprio perché, come nel libro Il mondo dopo la fine del mondo, moltissimi testi parlano del mondo, c'è l'Italia, ma dentro un contesto. Ecco, credo che noi dovremmo sempre più anche nel nostro paese dare un pochino meno spazio alle nostre specifiche vicende, magari tutte le differenze tra i vari leader, soggetti politici, e conoscere di più ciò che succede in altri paesi, e credo che Marta Dassù, Sabino Cassese, Andrea Boitani ci hanno dato un buon contributo oggi. Vi ringrazio molto di questa nostra chiacchierata, e chi l'ha ascoltata spero vorrà ascoltare gli altri incontri che in video o in podcast in queste settimane alimenteremo, a partire dal libro, che sarà poi un libro fisico, sarà un ebook dopo l'estate nelle librerie e in altri luoghi. Grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao.